Che impressione le fanno queste parole del ministro Sacconi? Guardi, io sono donna e sono una consacrata, una religiosa. Credo che sono parole che mi indignano profondamente, perché è assurdo di fronte a un tema grave e alla questione che si sta vivendo in questo momento così difficile e drammatica anche per tante persone, per tanti giovani, per tante donne, come la crisi del lavoro, così tirare fuori una battuta di questo genere veramente mi indigna. Quindi credo che, ecco, come cittadina, come donna, come religiosa e come italiana, io mi auguro e spero che anche i ministri, chi si interessa della cosa pubblica, i nostri ministri, i nostri politici, si impegnino più seriamente ad offrire dei percorsi veramente di riscatto e di rinascita. Dopo il 13 di febbraio sembrava che il paese si fosse risvegliato e forse si è risvegliato grazie alle donne, però non sembra arrivare una risposta da parte delle istituzioni, della politica. Io credo che il paese si è risvegliato, e come se si è risvegliato, e anche le donne stanno prendendo coscienza e si sono risvegliate, e hanno questa consapevolezza veramente forte e profonda. Purtroppo abbiamo davanti a noi politici, istituzioni, ministri che non sono all'altezza. Questo mi fa male. Non abbiamo una politica oggi, dei rappresentanti istituzionali all'altezza, è in grado di affrontare realmente la situazione che stiamo vivendo. Credo che noi come cittadini, ecco, abbiamo quest'arma in più. Prossima volta, quando si andrà a votare, cercheremo veramente di guardare bene a chi si vota. Se avesse davanti il ministro Sacconi in questo momento, cosa gli direbbe? Ma credo che non servono le parole, gli farei uno sguardo veramente Credo che il ministro in questo momento mi fa anche un po' pena, ecco, mi fa pena, perché è assurdo arrivare a dire queste cose, portare in causa delle suore in un momento così, tirar fuori un tema come quello dello stupro e per dire no, è assurdo veramente. Probabilmente non sono più credibili e quindi vanno a tirar fuori certe stupidaggini.